Buon pomeriggio amici, anche se notando qui dopo diverso tempo forse la fotocamera è un po', insomma, forse magari a causa anche chissà, dell'umidità e del caldo, la vedo un po' diversa dalle ultime volte. Comunque l'importante è più che vedermi e ascoltarmi. Bene, in questo video innanzitutto voglio fare, diciamo, una sorta di mio piccolo dialogo, monologhetto, così se vogliamo chiamarlo, dedicato a Michele Posa e Luca Franchini. Capitolo secondo me, questo un po', diciamo, scherzando in riferimento, no, al film di Diego Abatantuono. Cari amici appassionati di pro wrestling, Michele Bosa e Luca Franchini, a mio parere, sono due grandi professionisti del settore. Il Goz, ovvero il Francio, come mi viene in mente di chiamarlo in questo momento, in svariate occasioni ha sottolineato il fatto che lui e il bardo Michele abbiano trovato la persona giusta al momento giusto, che di fatto li ha inseriti e gli ha permesso di intraprendere la professione di telecronisti di wrestling. Nei primi anni 2000, dove proprio in quelle stagioni, in quelle annate, l'allora World Wrestling Federation, divenuta poi World Wrestling Entertainment, WWE, in Italia tutti sapevamo che era un prodotto ancora tutto da scolpire e da riconoscere fino in fondo. Anche perché, guardandoci appunto indietro, i precursori di Michele Posa e di Luca Franchini sono stati Christian Recalcati e Ciccio Valenti con la famosa messa in onda di SmackDown su Italia 1, con il quale proprio il duo Valenti Recalcati davano i soprannomi agli atleti, una sorta di sfottò simpatici. A mia memoria, anche perché a pochi giorni dal compleanno, da quasi 26 anni, penso di ricordare qualcosina per quanto riguarda i primi anni 2000, perché ovviamente erano gli anni che ero piccolino. In tanti sostenitori della disciplina aspettavamo con molta frenesia l'appuntamento settimanale di SmackDown su Italia 1, ma nel 2006, sempre se la memoria non mi gioca brutti scherzi, un bel giorno tutti quanti noi veniamo trafitti da una notizia a dir poco sconvolgente, ovvero la morte di un grande atleta, di una grande persona dentro e fuori dal ring, ovvero viva la razza Eddie Guerrero. In me è ancora vivo il ricordo di quella brutta, triste e tragica notizia data in Italia da svariati giornali e quindi, però, ormai sono tanti anni che il nostro caro Eddie Guerrero è lassù in cielo. Ma ora torniamo a parlare di Posa e Franchini. La premiata ditta, così come il loro slogan, io ho iniziato a seguirla rispettivamente con l'appuntamento domenicale sul canale 26 del digitale terrestre Cielo TV. E sin dalle prime puntate che seguivo su Cielo TV ero davvero molto contento, avevo molta stima e fiducia in questi due professionisti della disciplina, anche perché due lavoratori, liberi professionisti come loro, che parlano di questa disciplina, la raccontano in televisione. Cioè, si vede proprio in loro la stoffa, il loro valore, la loro qualità, e loro rappresentano proprio un esempio schietto e lampante di come divertire, far divertire gli altri ascoltando e guardando le loro telecroniche, indipendentemente se
Siamo in una rete televisiva o in un'altra, per dire Sky o cielo. È proprio agganciandoci a quest'ultimo pensiero, possiamo dire che proprio in virtù dello strepitoso percorso lavorativo e di esperienza fatto da Michele Pose e Luca Franchini a Sky per tanti anni, proprio per questo. Una volta, come sapete tutti quanti, che proprio da poco sono terminate le confidenzialità lavorative tra WWE e Sky Italia, il nuovo gruppo televisivo societario Discovery Italia di Max Dplay sarà proprio il successore di Sky, che quindi prenderà in mano l'eredità della WWE in Italia in televisione, e quindi chi come Michele Pose e Luca Franchini potevano essere loro anche su D-Max, su Discovery Italia, i telecronisti di wrestling, e noi tutti, cari amici, che siamo legati a questo duetto, abbiamo aspettato con tanta ansia e tanta paura anche, ma anche loro stessi, che non potessero essere riconfermati dopo che magari il prodotto su Sky, dopo, ora non so bene, ma credo dopo magari un inizio abbastanza bello, positivo in materia di ascolti, poi magari sia stato oscurato da altre discipline, calcio, basket e quant'altro. Poi sto andando anche un po' fuori copione rispetto a quello che ho scritto. Comunque, volevo dire che anche attraverso i loro canali social, Michele Pose e Luca Franchini ringraziano immensamente tutti quanti noi che li apprezziamo. Ma è altrettanto vero che magari uno dei motivi per il quale il rapporto tra WWE e Sky Italia è venuto meno, e quindi siamo stati costretti al cambio. La WWE è stata costretta ad avere un altro acquirente, quindi da Sky Discovery Italia. Forse questo potrebbe far pensare a come, cosa detta anche da Michele Pose e Luca Franchini attraverso il canale YouTube di Michele Pose, che forse in tante persone hanno un po' screditato il lavoro fatto da loro, ma soprattutto il loro prodotto che offrivano su Sky, seppur attraverso un guadagno tramite pubblicità, veniva, uso questo termine, sbolognato, sdoganato da solo su Sky, magari ha emanato, per esempio, su Telegram o forum, roba di qui di lì. Io, per chi mi conosce, sai che cerco di essere sembro abbastanza schietto. Sì, diciamo che io, seppur ovviamente sono cliente Sky da qualche anno, poi magari per motivi di miei impegni non sono riuscito magari sempre a seguire, per esempio, Raw, SmackDown, quando c'era la messa in onda in italiano su Sky Sport 1, perché io, essendo cliente Sky col digitale, non ho la possibilità di guardare Sky Sport Arena e quant'altro. E ammetto anche, questo lo devo dire, voglio essere corretto con me stesso e con tutti. Sì, diciamo che anche a me, però, ho cercato di farlo il meno possibile, è successo di, seppure per divertimento, per dire mi va di guardare o ascoltare un po' Michele Pose o Luca Franchini,
di fare ricorso magari a qualche forum, però ripeto, cosa fatta da me davvero poche volte, perché poi diciamo è anche un danno all'immagine del prodotto WWE in Italia. Detto questo, quindi l'idea finale mia è questa, perché appunto la persona giusta che loro hanno incontrato nel momento giusto, che li ha indirizzati su questo settore lavorativo dove sicuramente erano più giovani, Michele Bosi o Luca Franchini, cioè forse diciamo il più colui che ha la carta d'identità meno green, meno verde, credo dovrebbe essere Luca Franchini. Comunque, io mi auguro, come penso tutti quanti, ci auguriamo che questa nuova avventura su Discovery Italia, che tra non molti giorni partirà con le puntate in italiano su D-Max, canale 52 del digitale terrestre, possa avere dei risvolti buoni, positivi, che possa essere un progetto altrettanto duraturo come quello di Luca e Michele su Sky, durato credo 17 anni, quindi non parliamo di 1, 2, 3, 17 anni sono pur tanti. Quindi la bellezza del wrestling in Italia, quindi della prosecuzione dell'emanazione in televisione della WWE in Italia, lo dobbiamo sicuramente a loro che hanno rappresentato il tempo passato, che rappresentano il presente e che speriamo rappresentino anche il futuro, almeno per un altro paio di anni. Ovviamente con un'attenzione a chi magari ha un grado di interesse e di piacevolezza della disciplina, giovani che magari vogliono tentare di perseguire una carriera da telecronista di wrestling, ce lo auguriamo tutti perché, voglio dire, la baracca loro hanno mantenuta, continueranno a mantenerla su Discovery, però c'è bisogno di forze nuove o chi magari riuscirà poi in un tempo futuro a sostituire Luca e Michele. Anche perché non è semplice, per esempio, riferendoci a Discovery Italia, di come anche le notizie che andavano in giro sul web, si poteva pensare, per esempio, anche ad un inserimento di Recalcati che però poi non è stato inserito per motivi che non so, ma magari l'interessato Christian saprà. Questo mio pensiero è dovuto a dire appunto un grazie mille alla ditta Franchini e Posa Cazzataiosa, che a parte le fesserie, quindi ci fanno appunto spensierare e anche con qualche riflessione scherzosa, battutina, ci fanno sempre divertire. Quindi, cari Luca e Michele, da me sottoscritto Nicola De Lucia, qui da Adrano in Puglia, anche se magari non abbiamo una conoscenza fisica di persona, il ringraziamento va a voi due. E lo dico questo a tutti, non solo a Luca e Michele, cerchiamo di rimanere sempre in come dire, in un momento di positività, considerando ovviamente gli avvicendamenti di questi mesi qui dal Covid, perché è questa l'ultimissima davvero, proprio nell'ultimo periodo della WWE su Sky, dove appunto non gira la Serie A, non gira la Bundesliga, non gira la Premier League. Chi magari ha il satellitare, quindi poteva vedere anche Sky Sport Arena, sono sicuro che ha
approfittato anche perché proprio Luca Franghini, che se non mi sbaglio durante un'edizione di Sky Sport 24, ha proprio informato gli appassionati di come sia stato possibile nei mesi proprio a top della pandemia arricchire il palinsesto WWE su Sky Sport Arena con ovviamente annate storiche e pay per view ovviamente più importanti, WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series. Quindi grazie Luca, Michele, augurando sempre a voi due il meglio. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!